Un caro saluto ai lettori di Tarantini Time. Siamo all'esterno della chiesa di San Michele Arcangelo di Montemesola per questo speciale Riti della Settimana Santa 2017. Quest'anno il nostro blog ha deciso di donare alla confraternita e alla parrocchia un documentario che, a differenza degli altri anni, racconta quello che c'è dietro la processione dei riti della Settimana Santa. Quindi non il normale corteo che siamo abituati a vedere, ma appunto raccontare momento per momento, emozione dopo emozione e dettaglio dopo dettaglio tutto ciò che provano i confratelli e le consorelle della confraternita nel preparare questa giornata molto significativa e molto toccante, sia dal punto di vista culturale che dal punto di vista religioso. Faremo un lungo percorso insieme alle donne e agli uomini della confraternita di San Michele Arcangelo per raccontare appunto quanto lavoro e quanta devozione c'è dietro ogni minimo preparativo. Restate con noi, scopriremo insieme tutto quello che c'è dietro la classica processione dei misteri di Montemesola. Thank you.
bellissima chiesa di San Michele Arcangelo di Montemesole. Siamo in compagnia di Palma Trivisano, la prima assistente donna della confraternita. A loro, proprio alle donne, spetta il compito più difficile, se vogliamo, e anche più emozionante, quello di vestire la Beata Vergine in occasione del Venerdì Santo, della processione dei misteri. Signora Palma, cosa c'è dietro questo rito, diciamo, chiamiamolo rito? Quali sono le emozioni di devozione e soprattutto che responsabilità è per una consorella? È molto importante questo ruolo perché, a parte, cioè, vestire la Madonna, la Addolorata, è un'emozione bellissima che si vive in questo momento. Qui è il primo anno, diciamo, primo perché l'anno scorso sono stata aiutata da chi è uscito, insomma, no? Dalle altre assistenti che c'erano, che ci hanno dato una mano tantissimo, e per imparare a fare questa cosa, perché bisogna saperlo anche fare. Quindi possiamo dire che è un qualcosa che si tramanda? Tramanda, sì, da assistente a assistente. Ora ci sono io e pensavo di non farcela, ma la Madonna ci è vicina, quindi siamo capaci, insomma, a fare questa cosa. Dicevamo prima che l'abito che indossa la Madonna è uno dei più antichi. Vogliamo spiegare questa differenza tra gli abiti, l'abito da giorno, da processione e tutto il resto? Sì, questo è l'abito che abbiamo più antico. Poi ne ha altri due che sono stati donati alla confraternita. E questo è il più antico, è fatto in una maniera tutta dorata, un filo, dei fili dorati bellissimi, antichi. E non so che e niente, gli altri due sono fatti in maniera anche dorati, però diversi come manifattura, come però sempre idonei all'abito che deve indossare la Madonna, insomma. Ecco, svegliamo a chi ci guarda un dettaglio particolare. La vestizione della Addolorata, abbiamo detto, è un momento riservato alle sole donne, alle assistenti, perché questa è una delle poche statue a busto intero, sì, completamente intera, quindi anche dotata di biancheria intima. Sì. cioè le sue, diciamo, i suoi intimi, insomma. Quindi è una, diciamo, una statua quasi una statua rara. completa, rara, è dotata di tutto il corpo, quindi la vestiamo come una mamma. Siamo in compagnia del parroco di Montemesola, Don Andrea Casarano. Don Andrea, come si prepara la parrocchia e la comunità montemesolina a vivere questo triduo pasquale? In realtà veramente il triduo pasquale è la parte finale di un grande cammino iniziato col Mercoledì delle Ceneri. Ringraziando il buon Dio, la comunità montemesolina è profondamente attaccata alle proprie tradizioni, che si fondano però anche su una fede molto solida. Il cammino quaresimale, come sempre, iniziato, come ho detto prima, il Mercoledì delle Ceneri, è stato molto intenso. Ogni giorno della settimana c'era un appuntamento che ha visto coinvolta in modo molto attiva la comunità parrocchiale. Poi i giorni santi, diciamo quelli più grandi, che ora con stasera iniziamo, in realtà sono iniziati venerdì scorso con la processione della Addolorata a cura della confraternita del Santo Rosario, domenica scorsa invece la Domenica delle Palme con la benedizione presso la confraternita di San Michele, poi la processione verso la Chiesa Madre, la Messa Solenne. Poi ci sono stati tre giorni, lunedì, martedì e mercoledì, di confessioni, quindi a disposizione per le confessioni. Oggi il primo grande giorno del Triduo Santo con la celebrazione della messa in cena Domini questa sera e il rituale della lavanda dei piedi. Poi, subito dopo la Santa Messa, ci saranno le ore di adorazione eucaristica, la prima comunitaria, la seconda invece guidata dai giovani.
Durante queste ore poi ci saranno anche i confratelli delle due confraternite che si alterneranno a coppie per l'adorazione eucaristica fino alla mezzanotte. Domani invece è il giorno della grande meditazione, del grande silenzio. Con il Gloria di questa sera, durante la Santa Messa, le campane, come si diceva una volta, saranno attaccate, ovvero non suoneranno più fino al Gloria di Pasqua. Quindi domani la Chiesa vive un momento di grande silenzio, di grande preghiera perché è il giorno della morte del Signore. Domattina ci sarà la celebrazione delle lodi, dell'ufficio delle letture e poi per tutta la giornata le confessioni, fino a domani sera con alle 18:30 la celebrazione della passione di nostro Signore Gesù Cristo, che si concluderà poi alle 20:30 con la solenne celebrazione, processione dei misteri. Ecco, a proposito di misteri, insieme ai fratelli e alle sorelle della confraternita di San Michele Arcangelo abbiamo visto quanta dedizione, quanta fede c'è anche dietro i preparativi per Sì. questa processione. Secondo lei, Don Andrea, quanto è importante trasmettere questo messaggio ai giovani che non conoscono il lavoro che c'è dietro, quella che sono abituati a vedere come la classica processione? Io credo che il singolo fedele, diciamo così, quantunque devoto, assiduo e tutto il resto, non sappia che dietro queste celebrazioni, l'Eucaristia, il cosiddetto sepolcro e anche questa grandissima processione dei misteri, dietro tutto questo c'è tantissimo lavoro. Nel caso della processione dei misteri, lavoro anche di mesi perché individuare i volontari per portare le statue, le consorelle per portare il cero, o anche la preparazione delle statue, o tante altre cose, forse piccole, che possono sembrare semplici, ma comporta tanto lavoro. E quindi davvero si deve fare un plauso all'amministrazione della confraternita di San Michele Arcangelo, che ha l'onore, ma soprattutto l'onere di organizzare questa grande manifestazione. Ora c'è un gruppo di giovani confratelli, guidati da confratelli più anziani, che hanno potuto constatare sulla propria pelle quanto lavoro ci vuole per organizzare tutto questo. Però sono ragazzi intelligenti, laboriosi, e hanno dimostrato già dall'anno scorso di saper fare bene. In compagnia del priore della confraternita di San Michele Arcangelo, il signor Vincenzo Saracino. Ci prepariamo a vivere i riti della Settimana Santa, quindi la processione dei misteri a Montemesola molto antica. Sì, in effetti è una processione molto sentita e attesa anche da tutta la comunità, non soltanto da parte della confraternita. Sì, hai detto bene, antica perché da molti anni, già noi da molti anni che la seguiamo, però come nostro cimelio di riconoscimento abbiamo ritrovato una troccola che adesso è depositata presso il museo del dottor Francesco Spada a Lecce. E praticamente è accertato che risale al 1798. Quindi possiamo ben capire che già i misteri a Montemesola, da parte della confraternita, è una processione molto antica e sentita. Quest'anno stiamo raccontando ai nostri lettori, chiamiamolo così, il dietro le quinte della processione, quindi tutto quello che i confratelli e le consorelle fanno per preparare questo evento. Un momento molto toccante è anche la vestizione. Vogliamo spiegare come avviene dal confratello più anziano al confratello più giovane? Sì, diciamo che il rito proprio della vestizione è bello vederlo quando c'è la professione, quando un confratello entra a far parte della nostra comunità. Comunque, diciamo, il rito è questo, c'è la vestizione della tunica bianca, che nella serata di misteri, quando si va in processione, generalmente rimane solo la tunica bianca con il cingolo rosso.
mentre poi i perdoni, quelli che vanno scalzi, mettono anche la mantellina rossa con il bastone. Ecco, questo è il tipo di vestizione che usiamo fare noi durante la processione.